bella gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi vi porto una maschera super idratante per i capelli ricci con solo 3 ingredienti, facile da preparare e soprattutto dà tantissima idratazione. Questi giorni fa tantissimo vento, infatti quando c'è il vento io i capelli ce l'ho molto secchi e quindi cerco sempre, prima di qualsiasi lavaggio che faccio, sempre le do un tocchettino di idratazione, ma soprattutto sto utilizzando, ad esempio stamattina ho usato questo olio essenziale, olio preparato con 7 oli che aiuta la ricrescita dei capelli, l'ho lasciato nei video precedenti, potete entrare e vederlo, semplicissimo da preparare e soprattutto aiuta alla ricrescita perché adesso ci cadono un sacco di capelli, infatti a me mi cadono un sacco, non guardate i capelli bianchi, però vabbè, non voglio fare la tinta adesso. E quindi belli, se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto lasciatemi dei commenti che superano le 3 parole, così monetizziamo il canale perché così c'ho il mantenimento dei miei bimbi. L'altra volta vi ho fatto vedere il gatto per le persone che è la prima volta che vedono, adesso faccio vedere il cane. E ieri l'ho portata dalla parrucchiera, guarda, guardate quanto è bella, sei bella mami, tu sei bella, guarda quanto è bella lei, la mia principessa, tu sei la principessa di mami, tu sei la principessa di mami, dammi un bacino, vuoi che te lo do io, amore, vado a applicare la maschera, cominciamo con la preparazione. Un cucchiaio grande di miele, un cucchiaio di yogurt, naturale. L'altra metà ovviamente ci metterò dentro il miele, avena e cannella e me la pappo. E gel di semi di lino, che io gli metto cubetti e li congelo. Ho fatto sciogliere un pochettino. Sì, qua. Questo invece è il miele. Miele no. Questo è... aspetta che... riesco a toccare olio gel di semi di lino con latte di cocco, sono gli ultimi che mi sono avanzati, adesso dovrei rifarli, se vedete nei video precedenti lo trovate la preparazione come li faccio, sapendo che io li uso sia per il viso che per il corpo. Un pochino, aspetto finché si scioglie e lo applico sui capelli. Questa qua è la maschera, la applico velocemente, la lascio agire all'incirca una ventina di minuti e vado a cambiare lenzuola e lavo i capelli. L'unica cosa, se avete il microonde, io fate sciogliere il gel se ce l'avete congelato anche voi. Io ce l'ho il microonde, però non funziona, quindi come non averlo? E poi io non lo uso mai il microonde, mai, anche nell'altra casa, quando, perché qua le case te le devono dare attrezzati, soprattutto la cucina è obbligatorio. E quindi di solito le cucine sono tutte belle attrezzate, c'hanno tutta la roba. E quindi in altra casa neanche la usavo, forse l'ho usato una volta. Comunque il gel di semi di lino è fondamentale per i capelli ricci. Ce li struttura i capelli, ce li idrata. Il miele idem, è molto molto idratante. Il yogurt idem. Sia per il viso che... Li lascio 20 minuti, lavo i capelli e ci vediamo dopo durante il styling. Volevo dirvi, stamattina io per andare in palestra, lo so che non si deve truccare in palestra, ma sapendo che io ho gli occhiali orribili, quindi non ci uscirò mai senza trucco,
Allora, metto il correttore, dove sei questo, che l'ho pagato tipo 3 euro, la marca Letizia Will, veramente, guardate, l'ho usato stamattina. Niente, pettino i sopracciglia e uso questa maschera, costa 1,50 euro, è favolosa, se lo trovate in giro compratela. Guardate, di Technique, 1,50 euro, guardate le ciglia che ho, effetto stupendo. E questo qua, che anche questo credo che l'ho pagato sull'1,50 euro, 1,90 euro al massimo. Qua. Io lo metto qui, qui e qui. E basta, guardate che visino. Semplice, non metto il fondotinta su tutto il viso perché sudo, lo metto solamente qua al correttore. Vado ad applicare questo spray stricante per i capelli ricci, soprattutto per i bambini. Ma sapendo che io li lavo sotto la doccia, e li pettino sotto la doccia, vabbè, ovvio che li lavo sotto la doccia, li pettino sotto la doccia e quindi non mi serve, ma dobbiamo usarlo in qualche modo. Lo uso anche sui capelli secchi. Pettiniamo. Mettiamo il colore. Devo andare a comprarmi il gel di aloe vera da Axion. Se avete Axion vicino a casa, costa solo 1,90 euro. L'ho comprato quando ero in Italia, però l'ho lasciato a casa perché tanto che ci vado, è meglio che lo lascio là, perché così almeno quando vado c'ho qualcosa da usare. Guardate, io c'ho questo pettinino qua, da bel po' che non lo uso. Pettino solo, cercando di passare sul bordo. Voilà. Volevo fare il modo di pettinarla in testa in giù. Il miglior modo, se avete poco tempo a disposizione e volete fare styling, testa in giù, appena uscite dalla doccia, applicate il vostro prodotto per il styling e pettinatela in testa in giù. Il problema che io avevo fatto un video, non so se riesco a pubblicarlo prossimamente, se trovo il modo. La posizione del telefono, io ho il telefono sopra e la doccia ce l'ho qua sotto, no? E per la qualità dell'immagine, le luci, eccetera, devo metterla a testa in giù, non c'ho modo per attaccare la luce. E quindi abbassandomi mi si vedono le poppe, abbastanza. Anche se stringo il video non si vede quello che sto facendo. Non so, adesso devo cercargli il modo per fare il montaggio bene. Guarda, pettino passando le dita e passando il pettino al bordo, semplicemente. Così, un po', e applico. Di qua un altro po'. Tanto prossimamente dovrei comunque fare il colore. Ci vedo un cavolo. Sta lacerando la testa.
Vedete? Riasciugo e ci vediamo dopo. Col forno, poi l'ho asciugato fuori, adesso l'ho legato un po' per truccarmi, che devo andare a lavorare. Guardate, trucco, adoro. Tutto sul posto. Adesso andiamo a dare una forma a questa testolina. Come sapete, le separo solo la parte sopra. La radice per il momento. Io sempre ho presenze con me, c'è la mia bimba, gatto è nell'angolo là, controlla la situazione. Ok. Mi sono belli. Comunque ha mantenuto il colore, eh? Basta che fare a un lavaggio e mettere il rinforzante, il colore, che l'ho pagato ben 3 euro, quindi mi costa decisamente meno che il Crazy Color, anche se il Crazy Color, il colore è più marcato al rosso. E voilà. E voilà. Ovviamente vita propria, separo un pochino perché mi piace la riga di lato, perché io c'ho il naso storto perché l'ho rotto da piccola, ho il setto nasale deviato, ma ho paurissima di operarmi, devo andare a chiedere al medico se posso operarlo. E da questo lato, vedi che c'ho il naso quasi perfetto, da questo altro vedete che si vede la gobba. E quindi io per anni avevo fatto la riga da qua e mi si vedeva la gobba nelle foto, eccetera. Adesso ultimamente, sapendo che faccio il video YouTube, eccetera, ho cominciato a notare questa cosa, quindi mi metto sempre da questo profilo perché mi crea un po' di insicurezza la storia del naso. Poi non respiro da questo, respiro solamente da questo. Dovrei andare a operarlo, però ho una paura, boia, quindi va bene così. Lo voglio fare piccolino, non è vero? No, io voglio farlo uguale, la stessa forma, solo che un pochettino più dritto della gobba, più dritto. Così c'è mia sorella che ha il naso perfetto. Lei è perfetta. Visino perfetto, nasino perfetto, la bocchettina perfetta, il corpicino perfetto. Mia mamma è stata molto egoista su questo fatto. Comunque. Guardate.
te, bello. Bella gente, se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità, e lasciatemi dei commenti di super o altre parole, così compro i croccantini per i miei bimbi, per i miei bimbi, tutti e due. E quindi buona domenica, buona giornata a tutti, un bacione da me, Ida. Sei la bimba più bella del mondo, tu sei la bimba più bella del mondo. Ciao a tutti, alla prossima!